Allora, ringraziamo intanto tutti quanti, sia le persone che sono intervenute oggi, che gentilmente ci fanno in compagnia in questa conferenza stampa, sia i giornalisti che sono venuti da più testate e ci danno l'opportunità di portare questo argomento un po' a tutta la popolazione di Trieste. Oggi facciamo questa conferenza stampa a cui partecipiamo io, Tiziana Cimolino, in questo caso come Europa Verde. Alessandro Capuzzo per quanto riguarda il tavolo della pace del Friuli Venezia Giulia e poi l'avvocato Starace che si occupa di questo argomento in maniera molto più precisa e più chiara. L'argomento che vogliamo trattare è l'informazione che è dovuta e dovrebbe esserci per legge alla popolazione, in questo caso parliamo di Friuli Venezia Giulia, sui piani di emergenza nucleare del nostro porto e della base di Aviano. Due temi che sono connessi, due temi importanti. Da sempre, come associazioni e come gruppo politico, in questo caso ci siamo occupati di pace, di disarmo, di armi. Ma in questo caso ripercorriamo un percorso che è stato fatto e che oggi è sempre più attuale, proprio perché vediamo che nel mondo sempre più guerre stanno iniziando, continuando e peggiorando la situazione, e quindi c'è una preoccupazione da parte delle persone anche per capire che cosa abbiamo noi sul territorio, un territorio che ha da sempre sofferto, perché noi siamo stati la regione che aveva più caserme, più di tutto, ed oggi ci ritroviamo con ordigni nucleari importanti che non solo stazionano, ma anche passano nel nostro territorio. Sulla base di questo, la Tavola della Pace ha fatto delle richieste appunto di informazioni e degli esposti. Per quanto riguarda questo tema, sia al prefetto di Trieste che al prefetto di Pordenone, che però insomma, hanno risposto quello di Trieste solo dopo che Angelo Bonelli, in questo caso di Europa Verde, ha fatto anche un'interrogazione parlamentare. Quindi c'è voluto ogni volta che noi chiediamo informazioni, ogni volta dobbiamo chiederlo non 3 volte, ma 3 volte 3. E questo sinceramente è una cosa pesante perché tutti i cittadini vogliono saperlo. Però io lascerò adesso la parola ad Alessandro, che è stato colui che in realtà ha percorso questo momento, questa storia, e quindi per capire dove siamo e cosa possiamo fare e cosa dobbiamo fare per rendere più efficace e comunque dare informazione ai cittadini. Allora, nella giornata di oggi parte, grazie anche all'aiuto dell'avvocato Starace, una lettera al prefetto di Pordenone, dottor Manno, dove si sostanzialmente diffida l'autorità prefettizia a fornire le informazioni che sono state richieste un anno fa. Più di un anno fa, e che sono state sollecitate, insomma, sono state sollecitate sia anche con interventi pubblici e con lettere specifiche. Quindi, in questo momento si stanno svolgendo le esercitazioni nucleari sul nostro territorio. In questa settimana la NATO sta svolgendo esercitazioni nucleari con base ad Aviano e a Gedi, dove gli ordigni nucleari sono depositati. Sta svolgendo queste esercitazioni sulle nostre teste, sul Mar Adriatico, sull'Italia e sulla Croazia, per dare ai nostri virtuali nemici la dimostrazione che sono, siamo pronti a ritorcere un'eventuale aggressione, quando non, si spera di no, effettuarla per primi. Questo è il senso di questa esercitazione, non altro. Non un collaudo semplice, è un momento di guerra
che si sta allargando sempre più dall'Ucraina. Oh, benissimo. Abbiamo in collegamento telefonico Angelo Bonelli, che ha presentato l'interrogazione al Parlamento. Non so se ci senti, Angelo. Angelo, ti vediamo, ma... Adesso mi sentite? Perfetto, sì, perfetto. Perfetto. Molto bene. Mi scuso, ma sono in treno. Certo. Ok. Innanzitutto vi sono veramente un brevissimo minuto perché sto per rientrare in galleria. Certo. E innanzitutto vi ringrazio di questa iniziativa che... È un collegamento ballerino. Eccoti di nuovo. Pronto? Sì, adesso... Eccomi. Diciamo che vi ringrazio di questa iniziativa perché questa esercitazione nucleare si sta svolgendo nel silenzio generale dell'informazione e anche della politica, e questo è un fatto grave. Nel momento in cui nel mondo si sta espandendo una guerra le cui conseguenze sono angoscianti e rischiano di essere drammatiche non solo per il contorno geografico, ma per tutto il mondo. Io penso che in queste ore noi abbiamo il dovere di costruire una mobilitazione per la pace responsabile. Il dispiegamento ulteriore di risorse per armamenti. Quello che sta accadendo in Palestina e quello che è accaduto e sta accadendo in Ucraina, ma anche in altre parti, pensiamo ai 14 conflitti militari in Africa, pongono, diciamo, una questione molto importante che è una mobilitazione forte per la pace. Detto questo, io, come tu dicevi, ho presentato questa interrogazione. Ovviamente purtroppo il governo per sua modalità irresponsabile non ci ha ancora risposto, ma lavoreremo per produrre questa cosa in un question time in maniera tale che il governo venga in aula a rispondere. Io mi fermerei qua perché faccio veramente un po' fatica. Certo, Grazie. la prefettura di Trieste ha risposto, come ti ho comunicato, con una lettera assolutamente interlocutoria, nei toni quasi seccata. Il prefetto di Pordenone invece non ha fatto nulla e in questo momento, oggi stesso, presentiamo a Pordenone un esposto, una lettera di diffida in sostanza, in base alla legge sulla trasparenza. Va Vi bene? ringrazio, grazie, grazie, buon lavoro. Benissimo, ciao Angelo, arrivederci. Ciao. Bene, continuiamo quindi. Sono veramente contento che si è riuscito a collegare Bonelli. Continuiamo quindi con la conferenza stampa. La parola a Sì, l'avvocato Pier Alberto Starace. Vediamo, io ho sempre dei problemi con i microfoni. No, questo va benissimo. Va bene così? Sì, non avevi il tecnico giusto. Esatto. Allora, devo dare una notizia sconvolgente, cioè l'Italia è uno stato di diritto. Lo so che voi cadete dalle nuvole perché quello che vediamo ogni giorno ci dimostra il contrario. I potenti sembrano al di sopra della legge e invece dovrebbero essere i primi a rispettarla. Ecco, quindi... Questa nostra diffida ai sensi dell'articolo 328 del codice penale, del secondo comma dell'articolo 328 del codice penale, prepara il terreno a una denuncia per omissione e rifiuto di atti di ufficio. La richiesta al prefetto di Pordenone, il prefetto di Trieste ha risposto in maniera sintetica e non soddisfacente, però comunque dopo varie solleciti ha risposto il prefetto di Pordenone, che è il maggiore interessato perché la base di Oviano, come sappiamo, è in provincia di Pordenone, non ha risposto. Noi lo abbiamo richiesto, anzi Alessandro l'ha richiesto più volte in maniera civile ed urbana. A questo punto noi gli diamo un termine
di 30 giorni per rispondere, dopodiché l'articolo 328 del codice penale, il pubblico ufficiale che non compie un atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del suo ritardo è punito con la reclusione fino a un anno, con la multa fino a 1.032 euro. Noi non vogliamo portare davanti a un giudice penale il prefetto di Pordenone, sia chiaro, però bisogna riaffermare che l'Italia, nonostante le apparenze e la sostanza, per dire la verità, perché l'Italia è un paese a sovranità limitata, tutti lo sappiamo, è uno Stato di diritto. Non è stata ancora abrogata formalmente la Costituzione, che peraltro i cittadini della provincia di Trieste non hanno mai votato. Non fummo presenti, io non ero ancora nato, sia chiaro, però sappiamo che nel 48, quando vi fu la consultazione, furono votate all'Assemblea Costituente gli articoli della Costituzione, non c'erano i rappresentanti della provincia di Trieste, come non c'erano i rappresentanti della provincia di Gorizia e di quella in esilio di Zara. Ma questo non ha importanza. Noi abbiamo accettato questa Costituzione con un atto di fiducia e di fede nello Stato italiano, e però pretenderemo che venisse applicata. Le autorità hanno il dovere di informare sui rischi nucleari. Noi abbiamo il forte dubbio che piani di emergenza e di protezione per la popolazione civile non siano sufficienti, perché dobbiamo dire quello che le autorità non dicono, cioè in caso di conflitto nucleare Aviano, ecco, noi siamo come al centro di un bersaglio. Avete presente i bersagli delle freccette? Noi siamo in mezzo. Se mai la Federazione Russa volesse attaccare, la base di Aviano è uno dei primi bersagli, perché ci sono delle testate nucleari, evidentemente è ritenuto un pericolo. Stranamente, l'opinione pubblica, però, di queste cose, che viene interessata da fatti completamente irrilevanti, non viene avvisata di questo pericolo mortale che noi tutti corriamo, perché l'escalation nucleare, l'escalation bellica in tutto il mondo sta arrivando a dei livelli che non ha mai toccato. Di fatto, chi non lo ha capito forse in questi giorni, da qualche giorno a questa parte, è iniziata la terza guerra mondiale, noi ci siamo in mezzo, i mezzi di informazione non ci dicono praticamente niente di rilevante. Abbiamo vissuto per 3 anni nella paura folle di un virus influenzale pericoloso, per carità, soprattutto pericoloso se non curato dai medici di famiglia e curato in maniera inappropriata. C'è stato instillato il terrore di un virus influenzale, e invece affrontiamo con incoscienza mai vista nella storia il pericolo di un olocausto nucleare, cioè un'eventuale ritorsione della Federazione Russa comprenderebbe senz'altro un attacco alla base di Aviano. Quindi, altro che giustificate sono le richieste della popolazione. Noi temiamo che non vi siano dei piani efficienti di sicurezza per la popolazione civile in caso di attacco, anche in considerazione della potenza che hanno in questo momento i nuovi armamenti nucleari. Però siamo qui a riaffermare un principio di diritto: tanto più alta è la responsabilità in una democrazia di un'autorità, e sicuramente il prefetto è un'alta carica, tanto più deve essere scrupolosa il rispetto delle leggi e il rispetto dei diritti dei cittadini. Non dimentichiamo che lo Stato non esiste, esistiamo noi siamo lo Stato. Se non vi è la tutela dei diritti fondamentali del cittadino, lo Stato non esiste. Lo Stato non è un signore che cammina, non è il Presidente della Repubblica, non è il Consiglio dei Ministri, non è un funzionario, siamo noi, e questa è una cosa che dobbiamo imparare a far valere anche con iniziative legali come questa, che sicuramente non sono rivolte personalmente contro il singolo funzionario, ma intendono riaffermare questo principio. L'Italia
incredibilmente, è ancora uno stato di diritto e il diritto deve essere applicato e deve essere rispettato, e tanto più grande è la tua responsabilità ed elevata la tua carica, tanto più lo devi rispettare. Quindi sulle questioni tecniche non sono particolarmente competente, ma non ci vuole una grande preparazione scientifica per capire che gli armamenti nucleari oggi sono in grado di distruggere qualunque nazione. Un attacco nucleare sulla base di Aviano sarebbe la fine, insomma, della nostra regione e anche di zone limitrofe. Se vi fosse un vento proveniente da sud, probabilmente la nube radioattiva arriverebbe sino alla Polonia, e quindi è una cosa di una gravità inaudita di cui la popolazione deve essere al corrente. Noi abbiamo appoggiato e inviato le armi all'Ucraina nella guerra con la Russia, violando l'articolo 11 della Costituzione, in quanto l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia, a cui Trieste è affiliata, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa. Poi c'è un articolo, c'è un secondo comma, consente però, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Quindi si parla di trattati internazionali. Peccato però che l'Ucraina non faccia parte né della NATO né dell'Unione Europea, quindi è comunque stato un atto di belligeranza, quello della fornitura di armi, è un atto che a livello legale non è accettabile. E quindi noi siamo sotto, però ecco, c'è stata una forte campagna di stampa per orare la causa dell'Ucraina, ma nessuno ci ha detto quali erano i rischi che correvamo. Noi possiamo morire per l'Ucraina, però dobbiamo essere in grado di decidere se lo vogliamo fare, e dobbiamo essere avvertiti dei rischi. E tutto ciò è coerente con quella che è una deriva autoritaria che tutti gli stati al giorno d'oggi seguono, in particolare gli stati come l'Italia, che non hanno una particolare sovranità sul proprio territorio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia ha rinunciato, avendo sottoscritto un trattato di pace con delle clausole anche segrete, che in pratica ci hanno consegnato mano e piedi legati all'alleanza NATO, che sarebbe un'alleanza difensiva, ma che sarebbe nata, la NATO, come risposta al patto di Varsavia, che non esiste più. Il patto di Varsavia non esisteva neanche all'epoca. E che non esisteva neanche all'epoca. È stato fatto 5 anni dopo. Esatto, però nel momento in cui non esiste più un pericolo e si continuano ad estendere le basi NATO fino ad arrivare ai confini della Russia, è chiaro che si tratta di una provocazione che prima o poi avrebbe potuto provocare le conseguenze che ha provocato. Quindi io direi, concludo velocemente dicendo, dal mio punto di vista, il valore di questa iniziativa è che i cittadini italiani della Repubblica Italiana devono riappropriarsi dei propri diritti e pretendere anche dalle autorità più elevate dello Stato il rispetto delle norme di legge, in particolare quella legge che prevede l'obbligo di informazione delle popolazioni interessate da rischi nucleari. Non ci possono essere risposte stizzite, sintetiche, inadeguate. Il dovere di un pubblico funzionario è quello di sopperire all'esigenza dei cittadini. I cittadini italiani sono lo Stato. Grazie. Abbiamo parlato diffusamente di Aviano, abbiamo accennato più volte alla questione di Trieste. Visto che siamo a Trieste, vorrei approfondire un attimo questo aspetto. La tavola per la pace del Friuli Venezia Giulia ha chiesto nel 2004 la redazione, la diffusione dei piani di emergenza in caso di incidente nucleare in porto a Trieste, ha atteso 3 anni per averne copia. Nel 2007 sono stati diffusi in base alla vecchia legge 230. Nel frattempo l'Unione Europea ha fatto una nuova direttiva nel 2014 su questo argomento, che è stata
fatta propria dall'Italia, dal governo e dal Parlamento appena nel 2019. Nel 2022 è stata emessa una direttiva, un DPCM per i prefetti. Insomma, in pratica siamo in ritardo molto forte sulla redazione di nuovi piani di emergenza in caso di incidente nucleare in generale. E a Trieste la risposta che ci ha mandato il prefetto è, come diceva giustamente Pier Umberto, quasi stizzita, cioè ci dà le informazioni che già avevamo e che avevamo scritto anche quasi completamente nelle lettere che abbiamo mandato. La prima del 18 ottobre 2022, molto lunga e circostanziata, con anche delle proposte su come addivenire ai nuovi piani. La seconda di sollecito il 23 luglio di quest'anno. Nel frattempo abbiamo fatto più volte interventi pubblici sull'argomento. Insomma, non è dato di sapere nulla. Questo è il dato. Quindi siamo qui a insistere perché, come è stato più volte detto, siamo in presenza di un rischio concreto e vogliamo sapere cosa ci hanno pensato di far fare in caso che questo rischio si realizzi, diventi realtà. Credo che sia un interesse di tutti, funzionari compresi, quindi crediamo, oltre che per il fatto di aver richiesto a suo tempo i primi piani ancora 20 anni fa, crediamo di avere titolo di rappresentare questo pubblico interesse e di insistere affinché questa informazione venga data, sia cogente, sia adeguata e ci riserviamo di intraprendere altre azioni per cercare di addirittura esorcizzare questo rischio, perché qui c'è bisogno di iniziative forti, di iniziative che vadano alla radice del problema. Bisogna avviare un disarmo, a iniziare dal disarmo nucleare. È tutto e vi ringrazio della partecipazione.